Il profumo del caffè. Questo, prima che ci fosse l'oro nero, era il vero oro nero, o forse anche marrone, il che ci porta nella patria del caffè attuale, il Brasile. Copacabana, primavera, traffico assolutamente costante, un rumore inarrestabile, un mito. Certo, così se lo immaginano molti fra i turisti quando in fondo alla Brianza o alla Baviera sognano il Carnevale di Rio. Il quale il Carnevale in fondo non è da disprezzare, perché è il momento massimo di coesione della città quando finiscono le grandi vacanze estive e sono chiuse anche le scuole, tutti sono lì a preparare i balli. Mais linda, mais cheia di grazia. Ma la città non è solo sulla spiaggia, ha un centro storico protagonista della modernità. E qui in fondo il museo non riesce a raccontare la storia della città perché è chiuso da anni per restauro. Ma le poche opere che abbiamo ripreso ci fanno venire una voglia di vederlo riaprire. Fondamentale Candido Portinari. Il suo quadro sulla mescolanza etnica ha faticato ad occuparsi del caffè. Oppure il sogno della melanconia annoiata nelle campagne di Cavalcanti. Paesaggi novecentisti alla Carrà con cactus e personaggi ciccioni a metà strada fra Picasso neoclassico e Botero. Oppure ancora signorine ansiose dinanzi alla città coloniale, dipinte da Alberto Guignard. La città è molto complicata e l'abbiamo studiata appositamente sotto la pioggia per evitare la confusione con i momenti turistici. Da un belvedere non frequentato dal turismo, quando appare come un nucleo di abitati contraddittori, come sono contraddittorie le centinaia di isole. Da lontano tutto si confonde nella baia. Sembrano terribili gli edifici progettati e curiosamente affascinante la notoria favela. Tutto sotto il Cristo benedicente che appare fra le nuvole e che torna quando è notte. Quando il bello e il brutto si confondono in un'unica meraviglia, quella delle luci. Quindi non solo Carnevale di Rio. Io in fondo
preferisco questo mondo qua, con i suoi colori e anche con le sue miserie, con il signore che sta portando in giro il suo pacchetto di roba. Il primo palazzo del governo, quello nel quale si insediò quando scappò dal Portogallo re Giovanni VI di Braganza. E qui la città sembra ancora poetica, antica e sedimentata, ma per capirla bene basta tirare lo sguardo un po' più in su. Una situazione molto eccentrica, come se Rio fosse composta da quattro città diverse, quella dei ricchi, quella dei poveri, quella della sua modernità nel centro dove si fanno gli affari e quella della storia che è sedimentata solida alla radice della vita d'oggi. Le vecchie cupole in piastrella sono rimaste stupite a guardare una città cresciuta a dismisura nella sua propria modernità. La cattedrale dove veniva incoronato il monarca. E lì in fondo la linea d'orizzonte del palazzo è stata modificata con una dura sopraelevata dietro alla quale c'era il vecchio aprono dove arrivarono loro, i reali di Portogallo, armi, bagagli, argenteria e nobiltà. Anno di grazia 1808, esattamente due secoli fa, cacciati dai cannoni di Napoleone che stavano lentamente scendendo verso Lisbona. E proprio qui l'ultimo fortino costruito, appena ultimato, l'ultimo dei Braganza se ne dovette andare. Era finito l'impero del Brasile. Rimane la statua equestre del monarca, alla ricerca di un parcheggio del traffico, in un centro che ha allegramente vissuto tutte le stagioni dell'architettura successiva. Piccolo cenno storico, il Brasile è la colonia fortunata di un piccolissimo paese di determinatissimi navigatori che è il Portogallo. Migliaia di volte più grande la colonia del padrone. Fra 6 e 700 si scopre l'oro, lo si tiene rigorosamente segreto e gli altri europei sono convinti che il Portogallo ha scoperto l'Eldorado, perché il Portogallo è diventato inspiegabilmente ricco. Poi l'oro si esaurisce, il che succede talvolta con i minerali. E si esaurisce anche il Portogallo. Ma la sfortuna della madre patria diventa la fortuna della colonia e di Rio in modo particolare, perché qui nasce il primo stato autonomo vero dell'America Latina. Il re Giovanni VI di Braganza, cacciato da Napoleone, quando scopre il Brasile non vuole più tornare a casa. Ci torna solo nel 1821 perché suo figlio lo sta tradendo con la corona. Lascia in Brasile l'altro figlio, Pietro I, che lo tradisce sul serio, dicendo «Eu fico, io rimango». Stabilisce una monarchia costituzionale e si dichiara dopo imperatore del Brasile. È la fortuna ottocentesca del paese e in fondo all'anima ogni brasiliano di oggi si sente ancora imperiale. All'oro giallo esaurito si sostituisce l'oro marrone del caffè. A Pietro I succede Pietro II e a Pietro II succede che viene cacciato dalla Repubblica. Nel 1888 si abolisce la schiavitù e l'anno dopo si abolisce la monarchia. Il primo presidente Deodoro de Fonseca, inventore del fortunato colpo di Stato, dà il via ad un secolo intero di governi che si alternano fra colpi di Stato, dittature e democrazia. Tutto rimane stratificato e continua a stratificarsi.
stabile. E ciò che è veramente divertente è che in mezzo alle case della modernità si nasconde la casa antica e il piccolo pertugio, il sottopasso che porta, come in un mistero assoluto, ad un'esistenza sotterranea ancora viva. Como você é bonito de se ver. Quella città che si sviluppò sotto la prima repubblica negli anni affascinanti della Belle Époque, con le casette colorate, tra le quali spuntano le vecchie chiese barocche di prima, e dove la vita si svolge con quel simpatico senso di disordine di una società che ha già superato addirittura la multietnicità, la società cocktail del Brasile. Tutto sotto lo sguardo inquietante del grattacielo. Attorno alla parte storica, una parte moderna di città dove i mercati di una volta sono diventati recinti garantiti, dove si mangia. Che bellezza mais bonita di se te. Dove si guarda il cibo. Ile aie, sua bellezza si trasforma in você. Ile aie, che maniera mais felice. Si compra il cibo. Si compra il tabacco. Lo zucchero, sempre in versione tropicale, e dove al ristorante, fra mille amenicoli, si può anche trovare una Bibbia aperta come un menù su un salmo dal titolo particolarmente significativo. Una storia che si riassume in un piccolo quadretto che ho visto al Museo di Niterói, uno degli ultimi interventi di Niemeyer. Un piccolo esempio questo che valeva il piccolo viaggio. Un'opera di un artista ormai scomparso che racconta la storia, ironicamente, del caffè. Nel XX secolo la città si ingigantisce, sborda da un lato sulle spiagge Copacabana e Ipanema, crescono i quartieri popolari di un'edilizia ordinata e precisa che oggi sembra totalmente obsoleta e che si è trasformata in migliaia di grattacieli talvolta anche ben disegnati, oppure si articola in quartieri schizofrenici non dissimili da quelli del Mediterraneo, quelli che ben conosciamo anche noi, ma con un dato particolare, il grande tempio, lo stadio Maracanã. Bravi, fantastico. Siamo finiti nel pallone, anche noi finalmente. Bravo. Il tempio ha un suo accesso dove si conservano le impronte dei piedi più famosi del mondo. Ronaldo Fenomeno. Lo storico Pelé. Mentre i portieri mettono le mani.